Salve a tutti, siamo sempre qui con Lorenzo, seconda puntata sul Salve a tutti. complicato mondo della enologia del whisky. E oggi abbiamo altri sette termini, che poi in Secondo. realtà sì, sono più di uno. E il primo è il tipo di botte. Molto spesso possiamo trovare cask, barrel, barril, se si riferiscono a botti spagnole, bat. Oxhead, Oxhead, come la pronuncia, poi la scopriremo con Sì. Michael, tutta la pronuncia, oppure Oppure quarter cask, che quarter cask, sono delle che botti piccole da 125 litri ed erano usate per il trasporto del whisky sui mezzi di allora, a quei noi ci muli piace quadri, perché perché il liquore, cioè whisky. sì, no, il liquore, il whisky, perché il whisky all'interno della botte, essendo molto piccola, è a contatto con il legno, per cui si impregna Di più, di c'è più più, contatto, e certo. soprattutto c'è il Lafroig La Froic Quarter Cask, che è molto Quartercast, buono, che abbiamo degustato che ultimamente. se faremo una puntata sul Sì, Quartercast, Lafroig volentieri. Quartercast, Tra l'altro di un'eleganza, alcol finissimo, sì, veramente interessante. sempre della stessa famiglia, perché almeno io per ora mi sono scritto solo sempre sul Lafroig, c'è cioè Triplewood, che significa che fa tre botti diverse. Esiste anche un Four Oaks, ma non mi ricordo chi lo produce, che fa quattro botti diverse, perché Oaks e poi Lafroig, alla fine, sempre la Froig, sempre la sempre Froig, sono quattro botti diverse. Non è detto che ci dicano quali siano poi queste botte sulla bottiglia. Se siamo curiosi possiamo andare a cercare su Lafroig. internet. Sì, il Triplewood, penso della Lafroig, che faceva Barmo, Sherry e Quarter Cask, mi sembra. Ah, Cioè, sì, mi poi lo sembra di sì. c'ha tutti e tre. Froc non lo so, non mi sbilancio, andate a vedere su internet, lo dice il buon Arnaldo. Abbiamo il single cask, Single ovviamente, che è cask. poi bottiglia e prodotto preso da un'unica botte. Da un'unica botte, però ci può essere scritto anche single Allora, barrel. certo. Noi abbiamo fatto la degustazione di Wilson e Morgan, Morgan, e loro la certo. Barra chiamano selection. barrel selection. Sì. E ovviamente un single cask, un single barrel, un barrel selection, tendenzialmente ci dobbiamo aspettare un costo Certo, superiore. più Perché è lavoro. ovvio che se io distilleria o io imbottatore, imbottigliatore, vado e scelgo quella botte, ho sentito qualcosa di particolare, quella botte è una di quelle che probabilmente tra le tante botte nel mio magazzino è una delle migliori e Certo. quindi mi aspetto di bere qualcosa di più buono che gli scozzesi non sono svizzeri, te lo fanno pagare. Beh, sì, forse anche giustamente. Poi abbiamo il Double Cask, altra terminologia che si trova facilmente sulle Sì. bottiglie. Double Cask, solitamente quando scritto Double Cask, specialmente nei single malt scozzesi, è perché fanno tutte e due le tipologie di botte, per cui sherry e bourbon. O double barrel O double anche. barrel, sì. E la differenza forte con un altro termine che affrontiamo ora, Sì, finishing, certo. è che mentre il double wood vede un minimo di un anno, il finishing è 3, 6, 9 mesi al massimo. Quindi se noi troviamo su una bottiglia tipo il Port Rui o il Port Rui, come dovrebbe essere la pronuncia corretta, finishing in port cask, probabilmente ha fatto 3, 6 o 9 mesi. Se Certo. trovassimo double cask, bourbon, sherry, port e qualcos'altro, avrà fatto almeno un anno. Di solito non ci specificano quanti anni di una botte e di un'altra. Però, di nuovo, se siamo curiosi e il distillatore vuole, ci specifica Sì, sul beh, diciamo sito. che alcune distillerie su alcuni prodotti Lo lo scrivono. scrivono, altre Cioè, invece non è una cosa rimane. obbligatoria e No, quindi però altre invece rimangono molto sul sul vago. vago Sì, addirittura non ti non dicono ti dicono nemmeno nulla. qual Beh, è la doppia botte. solitamente però l'ordine quando si fa cioè il finishing, dicevamo che è la parte finale dell'invecchiamento, ma Sì. quando c'è il double cask, per cui bourbon e sherry, solitamente prima si fa bourbon e poi si fa Sì, sherry, oppure si fa perché barbone e poi è proprio porto, porto, certo. barbone amarone o quello Sì, che è, il insomma. bourbon comunque è sempre il primo invecchiamento se lo usano, Tendenzialmente sì, sì, perché è quello sì. più forte, per cui Quello che ecco. cede un po' di più, diciamo. E l'ultimo termine di oggi. Blended whisky, per cui qui parliamo Di di tutto il must, mondo. certo, perché comunque possiamo parlare di Chivas, Ballantine, Johnny Johnnie Walker, Walker.
Per cui si tratta di whisky, di un assemblaggio di whisky preso da più distillerie. Sì. Si forma il blended. Nel disciplinare scozzese lo hanno addirittura diviso in tre parti. Noi ne parliamo in questo modo semplicemente di blended per cercare di accomunare un po', certo, tutto il mondo, certo, del whisky. Quindi nei blended whisky ci può essere di tutto, certo, single malt, non single malt, coffee still, certo, pot still e così via. E c'è da dire una cosa, il mercato tra single malt e blended, secondo voi com'è diviso? Bella domanda questa. Chi vende di più? I blend, ma non di poco, stanno sul 90-92% del mercato, sono whisky, sì, blended. I single malt occupano l'8-10%. Sì. Questo perché? Perché chi fa blended è come dire io ho una tavolozza di colori immensa, chi, sì, fa single malt ha solamente pochi colori. Sì. Dopodiché noi siamo per il single malt, per il non child filtered, sì, perché sono un prodotto di quella sulla distilleria, perché è un prodotto più genuino, originale. Sì, soprattutto originale. Sono adesso... anche un po' fisse in un certo, sì, senso, certo, che però poi genuino più... il giusto, perché poi insomma nel panorama scozzese ci sono dei blended Chivas 25 anni, cioè sono prodotti ottimi. Lo ripetiamo. Certo. Il Blue Label di Johnny Walker, la 18esima volta lo diciamo, certo, contiene parti di whisky di 50 anni e costa tra i 140 e i 200 euro. Certo. E lo vendono, non è che lo vendono. Giusto? Giusto. E io ce l'ho, e lo ridico, ce l'ho, e la bevo. Lo dice sempre, ma non per ora non l'abbiamo ancora bevuta. No, non lo volevo. Devo invitare gli amici che me l'hanno regalato. Anche per oggi è tutto. Bevete poco, bevete bene. Grazie a Lorenzo. Grazie a Lorenzo. Alla prossima. Ciao. Ciao.